con l'appellativo di quarto stato, si voleva far vedere che come la borghesia o terzo stato aveva fatto la rivoluzione francese, così il proletariato, composto dalle famiglie e degli operai che avevano il solo ruolo di forza lavoro, avrebbe fatto la rivoluzione socialista. Così Giuseppe Pellizza scriveva all'amico Matteo Oliviero il 28 ottobre 1904. Il quarto stato, che fu nella mia mente fiumana prima, quindi il cammino dei lavoratori, fu una delle mie primissime concezioni. Fu il pensiero continuato di un decennio, dal 1891 al 1901, e non riuscii a concretarlo che dopo aver evoluto la mia arte con molto, moltissimo lavoro e con altrettanto pensiero. Oh,
protagonista del quadro è la folla degli umili, proletari o sottoproletari, che popolava l'Italia del tempo. E l'andatura calma e l'atteggiamento pacato di questa folla non sono segni di sottomissione o di rassegnazione, ma di fermezza.